Oggi vi parleremo della meccanica esecutiva delle volée e in particolare focalizzeremo la nostra attenzione sul trasferimento del peso del corpo, che svolge un ruolo particolarmente significativo per la produzione di velocità lineare. Ovviamente non sempre il tennista ha il tempo di trasferire il peso del corpo, ad esempio se eseguisse una volée di opposizione o di contenimento utilizzerebbe prevalentemente la mano e gli arti superiori come componente di spinta, ma se dovesse eseguire una volée d'approccio o una volée di chiusura in condizioni temporali ottimali, il trasferimento del peso del corpo è da considerarsi uno degli aspetti più significativi per il rendimento della volée. Bisogna fare molta attenzione per raggiungere questo obiettivo affinché l'impatto non sia coincidente con la fase di atterraggio, cioè è molto importante che il tennista colpisca la palla e successivamente produca la fase di atterraggio. Al contrario, se impattasse la palla al momento dell'atterraggio, trasferirebbe il peso del corpo verso il basso piuttosto che sulla palla, con il rischio di inviare la palla a rete e con il rischio di disperdere in maniera importante la velocità lineare prodotta attraverso il trasferimento del peso.